Cari amici e amiche, eccoci tornati ad una nuova puntata del ciclo di Catechesi tutta in Ramada, questa è la nona, e riprendiamo la lettura di questa entusiasmante opera. Questa sera anche, come sempre, saremo introdotti in alcune meravigliose realtà, in alcune bellissime lezioni. Ci siamo lasciati la volta scorsa, con questa bella frase: quando l'uomo si sdivinizza col peccato, immediatamente si animalizza con la concupiscenza. E quando si perde la fede nel nostro Dio, si incomincia a credere a sciocchezze. E detto fra me e voi, si incomincia anche a dirle un sacco di sciocchezze. Bene, oggi andiamo avanti e riprendiamo subito la lettura. Non vorrei dilungarmi troppo in preamboli, così ci gustiamo queste nuove piccole grandi rivelazioni, cercando di ben assimilarle in modo tale che le nostre convinzioni profonde ed operative crescano sempre di più. Allora, riprendiamo appunto dal capitolo 9 e ricomincio la lettura e poi, come sempre, faremo qualche pit stop di commento del brano. Tenera amata, dai molta importanza alla carità e attualmente si considera l'elemosina quasi come un insulto. Tutt'al più, di malavoglia si accetta la giusta cooperazione. Lei risponde: non confondere il primo comandamento della legge del nostro Dio col semplice umanesimo. Non mi sto riferendo all'elemosina materiale, né alla pura filantropia. Parlo della carità cristiana. La carità è l'amore con cui aderiamo all'Altissimo innanzitutto e poi insieme con Lui ai nostri simili. L'amore di carità è quello che si pratica stando in grazia del nostro Dio e per fargli piacere. Non si deve confondere la carità col sentimento di compassione. Sentire compassione del prossimo è appena l'invito per aiutarlo cristianamente. Ma questo aiuto, perché sia veramente cristiano, deve ispirarsi e fondarsi sull'amore a Dio Onnipotente, altrimenti il dono, per quanto importante sia, non ha nessun valore soprannaturale. Quindi la cooperazione economica senza la carità è cembalo che risuona. E l'umanesimo senza la carità sbocca nel fallimento sociale. La carità è l'amore che vige in cielo ed è l'unico che può salvare il mondo. Primo pit stop, molto importante. Io su questo, insomma, mi permetto di ricordare che ci ho fatto tante prediche, catechesi, eccetera, eccetera. Cioè, oggi, in maniera, se vogliamo, molto massonica, perché la filantropia, l'amore universale, come ben sappiamo, credo tutti quanti, sono concetti certamente massonici, nel senso che derivano dall'applicazione concreta dei principi della Rivoluzione francese. Ma il grande comandamento, che è il secondo, è simile al primo, dice Gesù, e dal primo dipende, e solo nel primo trova la sua valenza e il suo valore soprannaturale e quindi lo rende meritorio agli occhi di Dio. Questo deve rimanere ben presente, amici cari, perché altrimenti usciamo completamente dalla logica cristiana, oltre che cattolica. Prima l'amore di Dio. Io invito sempre chi ascolta a queste catechesi e conosce la Divina Volontà
deve cercare di fare una lettura comparata ininterrottamente, quindi deve avere sempre un orecchio ad ascoltare quello che dice Tenera Amata e l'altro a ricordare quello che conosce dalla Divina Volontà. Per grazia del Signore siamo arrivati, ci ha avuto la pazienza di seguire questo povero prete in questa follia, insomma, nell'andare a meditare uno per uno tutti e 36 volumi. Ma quante volte, quante, si è parlato del primato dell'amore di Dio. Sentiremo adesso, questo è neanche l'aperitivo, eh. Riconoscere quanto Dio ci ama e anzitutto amarlo. Il primo comandamento, cioè, è la carità. Quando si parla di carità, noi pensiamo alla carità, sentite qui, no? O con l'elemosina, o con una forma vagamente filantropica, umanistica, umanissimo, di amore del prossimo. Chi vive questo, dice Tenera Amata, non ha nessun valore soprannaturale, è cembalo che risuona. La filantropia senza la carità produce ingratitudine e delusione. L'umanesimo senza carità sbocca nel fallimento sociale. Quindi pensiamo noi che cosa si può significare dentro l'attuale contesto un discorso come questo, dentro l'attuale contesto storico-culturale. Quanti fanno della sana e santa preoccupazione di vivere in grazia di Dio e agire per fargli piacere lo scopo della propria esistenza? Ma questo è il motivo per cui noi siamo sul pianeta Terra, questo è ciò per cui siamo stati creati. Proseguiamo. Perché non si parla del primo comandamento della legge di Dio? Dice Riccardo. Per la superbia umana, che cerca di ridurre il cristianesimo ad una religione di club, compiacente, superficiale e dolciastra, in cui si ignora la giustizia divina. Si minimizza il peccato e si vuole dimenticare l'esistenza del demonio e dell'inferno. E si opprime, si mutila, si deforma il senso del Vangelo pur di non contrariare la concupiscenza del credente e di fare accomodante la rivelazione divina. Il cristianesimo autentico considera l'uomo attuale con i suoi difetti e qualità, con le sue inquietudini e i suoi interrogativi, ma risponde alle sue domande alla luce del Vangelo integro, senza ritagli di comodo, con tutte le sublimi e drastiche esigenze della divina volontà, con soprannaturale amore di carità e non con un amore bonario e pacioccone, interessato e puramente filantropico. Ben se ne accorgono i viatori dell'imperiosa necessità di condurre tutti una vita virtuosa, bene della società, ma sbagliano la strada perché la probità da sola non raggiunge il nostro Dio. Nell'ansia disperata di salute e di benessere terreno è la retta via che porta in cielo. Tra poco ci fermiamo, eh? Per questo gli argomenti umanistici e filantropici non hanno impeto e veemenza nelle loro motivazioni. Non hanno forza per arrivare all'essenza del problema, che è la volontà. Mancano di efficacia per forgiare la convinzione profonda ed operativa. Ipnotizzano, ma non convincono. E logicamente i giovani si perdono d'animo e si traviano. Occorrono ideali vigorosi che sollevino il cuore, ma questi non si trovano nel mondo. Li regala soltanto il Signore. È inutile cercarli in motivi terreni, ma chi si accosta al nostro Dio in spirito di carità li ottiene in abbondanza.
Oh, allora, amici miei, questo è il secondo step di questo discorso meraviglioso che stasera ascolteremo. Il primo comandamento della legge di Dio, il primo e il primo. Ma perché non se ne parla? Vedete quanta gente dice, ma perché non si sentono durante le prediche questi discorsi? Spero che si tratti di esagerazioni, lo voglio ben sperare. Per la superbia umana che cerca di ridurre il cristianesimo ad una religione di club compiacente in cui si ignora la giustizia divina, si minimizza il peccato e si vuole dimenticare l'esistenza della dimora dell'inferno. Toma, guarda. Allora, impariamo da queste parole un criterio di discernimento. Vuoi sapere se c'è davanti un uomo di Dio che cerca di portarti a Dio e di fare la volontà di Dio oppure no? Ascolta quello che dice. Parla del peccato? Parla della giustizia divina. Argomento oggi, la giustizia divina, argomento ultra tabù. Ma poi non parliamo. Parla del demonio? Parla dell'inferno? Io sorrido, amici cari, perché se si, non solo che se ne va, ma se tu provi a parlare di queste cose, insomma, io qualcosina credo di saperne, prova. Vedrai poi che succede. Ti aspetti stima, forse considerazione a livello ecclesiale? Beh. Credo che anche i miei confratelli che fanno questa stessa, come dire, vita, sanno bene. Noi oggi purtroppo viviamo in un contesto dove questa, come dire, questa fede è un pochino ridotta ad umanesimo. Sembra che sia penetrata anche laddove non doveva penetrare. Con la conseguenza spaventosa che si sta appiattendo anche la Chiesa e la sua vita ad una dimensione completamente umana. Ma sai che ce fai con questo qui? Non ce fai niente. Se questo accade, non accadrà mai ovviamente in maniera universalizzata, no? Perché la Chiesa non può snaturarsi in toto, però. O anche come accadere che questa tendenza diventi prevalente, no? Non totale. E che succede? Voi siete il sale della terra, giusto? Ma se il sale perdesse il sapore, ma con che cosa lo saliamo? A che serve la Chiesa, dico sempre io, a che cosa serve? Che serve? La Chiesa è lo strumento scelto da Dio, è anche il mezzo, è anche il luogo, chiamiamolo come vogliamo, per portare le anime a Lui, per farle vivere da santi in questa vita e già innamorati di Lui, beati nell'altra. Tutto qui. Allora, criteri di discernimento, eh? Attenzione che noi criteri di discernimento li dobbiamo avere, eh? Il discernimento oggettivo, non il discernimento soggettivo. La persona non possiamo e non dobbiamo mai giudicarla nelle sue intenzioni. D'accordo? Però possiamo e dobbiamo giudicare e come il suo operato, da un punto di vista oggettivo. Quindi, il Vangelo non si può mutilare, non si può deformarne il senso, non si può adattarlo. Guardate quante cose che dice, ritagli di comodo. Il Vangelo va annunziato integro in tutte le sue sfaccettature, non puoi prendere solo quello che ti piace e quello che non ti piace lo lasci. Non si può. Sentite come c'è un passaggio esplicito sulla divina volontà, no?
tutte le sublime e drastiche esigenze della divina volontà. Attenzione, sublimi e drastiche. Sono cose meravigliose, ma sono anche drastiche. Perché Dio vuole tutto, eh? Tutto. Anche qui quante volte ci siamo detti che qualcuno poi si impressiona un po', si agita un po', dico, fino a che punto? Fino a che punto arriva l'amore di Dio? Perché fino a che punto arriva l'amore di Dio e la vita nella divina volontà? Se abbiamo capito qualcosa, è la stessa cosa. Fino a che punto? Fino al punto in cui il che punto è un non punto, cioè quello che vuoi. Ma veramente. Pronto a tutti. A tutto e a tutti. E attenzione che l'era del cristianesimo a basso costo è finito, e qui cito il mio caro amico Gianfranco, avvocato amato, l'ho citato tante volte, però questa è proprio una frase, a mio avviso, che è un cult per questo tempo e che è perfettamente risuonante quello che abbiamo appena letto. È finito il tempo del cristianesimo a basso costo. Noi oggi dobbiamo chiederci fino a che punto io sono disposto a spingermi. A rimetterci qualcosa. Quanto? E vogliamo parlare del passaggio profetico delle pandemie? L'avrete colto, no? Se ne accorgono i viatori dell'imperiosa necessità di condurre una vita virtuosa, bene della società, ma sbagliano la strada. Vita virtuosa in che senso? La probità, probità è sinonimo di onestà, no? Da sola non raggiunge il nostro Dio. Nell'ansia disperata di salute e di benessere terreno è la retta via che porta al cielo. Ansia disperata di salute e benessere terreno. Tutto quello che pensano tutti quanti gli uomini del nostro tempo. Di che cosa gli interessa? La salute? Però attenzione, ansia disperata, la salute che diventa il salutismo. La salute che, per preservarla, proprio vengono giustificati, che ne so, atteggiamenti estremi. Penso che ne sappiamo qualcosa. Esagerati. E il benessere terreno. Sembra che esista soltanto la terra. Gli argomenti filantropici e umanistici non vanno all'essenza del problema, che è la volontà. Una cosa cerca Dio da noi, una sola cosa, la nostra volontà. L'unica cosa che è nostra veramente. Noi siamo, lo ci crediamo o non ci crediamo, lo pensiamo o non lo pensiamo, ne siamo convinti o non ne siamo convinti, noi siamo tutti quanti una banda, una marea di straccioni pezzenti, non ci abbiamo niente di nostro, niente. Provo a pensarci, niente. Ma una cosa è tua, e da cosa fai quella cosa tua dipende tutto della tua vita. Qual è? La tua volontà. La tua volontà. Nel passaggio seguente, nel capoverso seguente, adesso vedremo la tua volontà. Cosa vuoi tu, veramente? Chiediamocelo. Ma io cosa voglio veramente? Se uno mi chiedesse di, senti un po', Don Leonardo, ma tu che vuoi? Fammi capire, che vuoi dalla vita? Che vuoi? Dimmi tutto quello che vuoi. Vuoi la salute?
Vuoi il benessere? Vuoi più che il benessere? Vuoi tanti soldi? Vuoi goderti i piaceri della vita? Più si può, meglio è? Fino a che punto? Solo quelli leciti o anche gli illeciti? Vuoi conservare l'eterna giovinezza? Vuoi vivere come se non dovessi morire mai? Vuoi eliminare dalla tua testa l'idea di Dio? Che ne so. Oppure, che vuoi? Tu metti uno che risponde. Voglio diventare santo. Questa è la risposta esatta. Voglio diventare santo. Questa è la risposta esatta. Perché è la risposta esatta? Perché lo dico? Non è che lo dico io. Perché il nostro Signore che ci ha insegnato a pregare, la prima cosa che ci ha insegnato di chiedere a Dio è fammi santo. Non siete d'accordo? Padre nostro che sei nei cieli, qual è la prima cosa che gli chiediamo? Sia santificato il tuo nome. In chi? Il nome di Dio è già santo o no? Non gli diciamo durante la messa santo, 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 il Signore Dio dell'universo, quindi facendo nostro il canto degli angeli. Santo, santo, santo viene da Isaia 5, quando c'è la visione dei cherubini, dei serafini, prostrati col fumo dell'incenso davanti all'Altissimo, gli dicono santo, santo, santo. Che Dio è santo, cioè, no. Che sia santificato il tuo nome, che stiamo chiedendo forse che Dio diventa santo? Per favore, insomma, non siamo ridicoli. Quindi sia santificato il tuo nome in me, cioè che diventi santo io. Domanda, lo vuoi tu questo con tutto te stesso? Perché il problema è la volontà. E perché vorrei voler diventare santo? Te lo dico io perché dovresti voler diventare santo. Subito, subito. Perché hai fatto strike assoluto, perché avrai una vita meravigliosa sulla terra. Ma cosa significa meravigliosa? Meravigliosa, dice, ma come i santi soffrono tanti? Soffrono tanto? Ma certo che soffrono tanto, ma soffrono bene. E insieme a quelle grandi sofferenze, sapeste quante cose belle che arrivano? Tantissime, in continuazione. Uno non sa più dove andarsi a parare. Le argomentazioni umane, umanistiche, no? Vogliamo fare un po' di esempi eccellenti? Vabbè, non facciamo i nomi che ci arriviamo da soli, no? L'ecologismo mondiale, no? L'ecologismo mondiale, il pacifismo universale, il cosmopolitismo e quindi l'immigrazionismo. Guardate che, cioè, basta studiare un po' di storia, l'illuminismo e la prima attuazione rivoluzionaria di esso, che è la rivoluzione francese, da cui, come ben sappiamo, sono nate tutte quante le forme delle moderne massonerie. Fatto. La morale laica di Kant, fatto. Si costruisce un bel mondo dove Dio non serve più. Perché oggi non si parla dell'amore di Dio? Perché oggi si sta cercando di costruire un mondo senza Dio. Il primo comandamento, via. Da soli, con le nostre forze, cerchiamo di realizzare, nella misura in cui ritengo giusto e opportuno, il secondo comandamento. E poi il salutismo, e poi il benessere economico. L'uguaglianza sostanziale, possibilmente che siamo tutti quanti mediamente benestanti, senza grandi differenze. Amici cari, quanta attualità. Proseguiamo la lettura. Perché vale tanto l'amore di carità? Chiede Riccardo. Perché quando l'elemosina materiale, il dare per compassione, o per timore l'umanesimo e l'assistenzialismo, guardate quante volte ricorrono questi termini,
si praticano con l'intenzione di obbedire alla legge del Signore, di fargli piacere o di manifestargli l'amore preferente, diventano amore di carità. Capite che le stesse azioni, non si può non citare Madre Teresa di Calcutta, no? Cosa faceva Madre Teresa di Calcutta? Esercitava la carità verso il prossimo in grado eroico, andava a ripescare gli ultimi degli ultimi, per anzitutto rimetterli in sesto anche da un punto di vista corporale, materiale, no? Curargli le piaghe, dargli da mangiare, ridargli la dignità umana, e poi anche altro. Gli hanno dato anche il premio Nobel, ma lei diceva sempre: chiedetemi perché fai questo? Ah, io faccio questo perché nel Vangelo c'è scritto: ogni volta che avete fatto queste cose, il più piccolo dei miei fratelli l'avete fatta a me. Santa Teresa di Calcutta, la grande nemica della comunione sulla mano. Non c'è dolore più grande che provo nell'andare a vedere in giro, ovunque mi giro, questa diffusione, dell'andare a prendere il nostro Dio con le mani. L'amore di carità è l'unico amore fecondo e liberatore, giacché allora, al vincolarsi l'amore umano con l'amore divino, non è più solo l'uomo, ma l'Altissimo che gli dà, attenzione, l'appassionamento, l'efficacia e il trionfo. L'appassionamento, no? Che è anche fare le cose col cuore, dicono a Roma. Appassionamento. Tante volte ho detto anche nella meditazione stamattina il termine che Gesù usa nelle ore della passione: amante appassionato, cioè un'anima che vive il primo comandamento, numero uno, nel suo personale rapporto con Dio, è veemente, è appassionato, ma lo è anche nelle cose che fa, nell'amore del prossimo, ma anche nel modo bello con cui fa le cose che deve fare. Per esempio, il nostro lavoro, come lo facciamo? In modo appassionato? Felici? San Paolo dice: qualunque cosa fate, fatela di cuore come per il Signore, non per gli uomini. Se fai questo, cioè se tu sei innamorato del Signore e ti metti a fare che ogni cosa che fai la fai per l'amore suo, ma tu ci avrai una vita stupendissima. Subito dopo, adesso continuo, è importantissima l'intenzione con cui si fanno le opere. E non si insiste abbastanza che l'intenzione è quella che specifica e valorizza tutto, che l'atto umano. Qui chi vuole, sempre per i contatti con la Divina Volontà, si rivada a risentire o a rileggere i primi 10 volumi. Quante volte il Signore, per educare Luisa, dice: attenzione all'intenzione, l'intenzione per chi stai facendo questa cosa, e perché quella stessa cosa non vale niente se tu lo fai per la creatura e non per il creatore, o per motivazioni meramente umane, filantropiche, umanistiche. Niente. Ma se lo fai per amore di Dio, ma questo poi si vede. Si vede. Ma scusate, io facciamo un esempio che riguarda casa mia. Un fedele che assiste a una messa, cioè vedere come un sacerdote celebra la messa, è vedere tanto, specialmente adesso che nella nuova messa, come a suo tempo notò Ratzinger, la nuova messa è molto clerico-centrata, cioè purtroppo il sacerdote è sotto i riflettori, non dovrebbe essere così. A me mi dà un fastidio fisico, d'accordo? Per esempio, lo dico tranquillamente, lo faccio tutti i giorni, però questo adesso si fa,
E tocca adeguarsi, ma io non sono contento di questo. Celebrare rivolto verso alle persone, così che le persone ti possono, come dire, proprio guardare in faccia. Per esempio, quando uno sta consacrando, è una cosa, a me non piace per niente. Tuttavia, il modo con cui uno celebra dice tanto, dice. E non solo quello. Ho detto altre volte che c'è stato uno dei tanti lettori che ho avuto durante la formazione che diceva: vuoi sapere come sta messo un parroco? Vai a vedere come viene la chiesa. Vai a vedere come viene la sagrestia. E quello ti dirà quanto tiene al Signore. La chiesa è la casa di Dio, la chiesa deve essere bellissima, la chiesa deve essere pulitissima, la chiesa deve essere ordinatissima. Chi entra e chi entra in un ambiente del genere, anche se non fosse molto credente, non esce come è entrato, percepisce qualcosa. Perché l'amore c'ha questo di bello, che l'amore si sente, non è un freddo ragionamento umano per cui tu devi, come dire, elaborarlo e sentirlo con le orecchie. L'amore si sente sulla pelle. A prima battuta, a prima istanza. Ricordiamo sempre, l'intenzione è quella che specifica e valorizza l'atto umano. Amici miei, specialmente ecco, quelli tra coloro che ascoltano e che sono, come dire, si sentono miei amici, io sono tanto contento che il canale Telegram dove sta andando in diretta questa cosa si chiama Amici di Leonardo Pompei, di Leonardo Maria Pompei, perché tra noi figli di Dio dovrebbe vigere proprio questa. Gesù ha detto: io non vi chiamo più servi, vi ho chiamati amici. L'amore di amicizia è la cosa più bella che esiste, è quello più puro. È quello dato dalla condivisione di un qualcosa in cui si crede, no? In che cosa crediamo? Il nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo queste, come dire, convinzioni operative che circolano tra di noi, no? Da amici. Allora, l'intenzione è quella che specifica l'atto umano. E valorizza l'atto umano. Non dimentichiamolo mai. Tutto per lui. E solo per amore di suo, tutto, in tutto quello che faccio, per il prossimo, nel lavoro, tutto. E adesso attenzione a questo passaggio. Dicono che il vero amore è reciproco. Com'è l'amore di Dio verso di noi? Allora, qui allacciate le cinture, allacciamo le cinture. Il creatore, bada bene, è profondamente innamorato di ognuno dei suoi figli umani di adozione. Attenzione al termine, eh? Innamorato. Adesso, chi di noi è stato innamorato almeno qualche volta nella vita, faccia mente locale. Perché certamente, si dice in teologia, l'analogatum princeps, è quello che ti fa capire il discorso analogico. Vuoi capire qualcosa di come Dio con te? Se sei stato innamorato, pensa quando eri innamorato. Chi è innamorato non capisce più niente, non pensa ad altro. Io lo sintetizzo così: chi è innamorato veramente non capisce più niente, non pensa ad altro e fa qualunque follia d'amore, qualunque. Diciamo che più o meno sono queste tre cose. Guardate che queste tre cose io non mi vergogno, né temo insomma che il nostro Signore poi mi faccia correre, valgono anche per l'amore che Dio ha verso di noi. Non pensa ad altro, perché Dio pensa a te, non te lo dimenticare mai, come se non avessi altro a cui pensare. Fa
Farebbe qualunque follia. È certo. Non lo so, come ha scritto San Paolo, se esiste qualcosa di più grande della follia della croce. Scusate, ma ci stiamo rendendo conto di cosa è successo lì, eh? E guarda che in croce il nostro Signore Gesù Cristo sarebbe morto anche solo per te. L'ho detto in tante, tante di quelle prediche, Dio solo lo sa. Se Gesù Cristo avesse saputo che tutto quello che ha fatto serviva per salvare una sola anima, lui lo avrebbe fatto esattamente come l'ha fatto, senza togliere neanche una virgola. Quindi, quando un innamorato non capisce più niente, non pensa ad altro e fa follie. Prosegue. Lui non ama globalmente il genere umano, al modo come il contadino ama tutto il suo orto, no? No. Egli ama ciascuno di noi con un amore supremo che supera infinitamente il miglior amore creato. Il Signore ama te singolarmente, sto citando, con veemenza, con energia, con ineffabile necessità amorosa, con affetto immenso, con tenerezza indescrivibile e con mille altre qualità che non si possono spiegare né in cielo né sulla terra. Non te lo dimenticare mai. Ripetiamo, qui non c'è da commentare, c'è da ripetere. Ama te singolarmente con veemenza. L'amore di un innamorato è veemente, devi stare pure attento quando è un innamorato che tra noi esseri umani potrebbe fare qualche gesto anche nelle effusioni affettive che possono fare male, possono provocare dolore per quanto è impetuoso e veemente. Energia. Quando si è in comunione con Dio si sente, come dire, iperattivi, cicloni. Energia che sprizza da tutti i pori, perché stiamo a contatto con la centrale nucleare divina. Bombe atomiche questi sono, eh. Poi con ineffabile necessità amorosa. Ineffabile necessità amorosa, un bellissimo termine. Necessità amorosa, se c'è una cosa secondo il nostro modo di pensare, eh? Dio sa fa soltanto questo, Dio sa soltanto amare, in senso proprio stretto. Dice, ma come prima ha detto c'era anche la giustizia divina. Ma la giustizia divina scatta soltanto quando l'amore è respinto, no? La giustizia divina verso un amante appassionato, che cosa è? Ah, è di ricompensarlo con sempre maggiori beni in questa e nell'altra vita, perché quello è talmente innamorato a sua volta dell'Altissimo che merita in continuazione per la sua carità, e quindi in continuazione ha diritto di ricevere. La giustizia di Dio per un santo funziona soltanto al positivo, quindi come retribuzione del bene, ricompensa del bene, con affetto immenso, con tenerezza indescrivibile, con mille altre qualità che non si possono spiegare né in cielo né sulla terra. E Riccardo qui prorompe in un grido di giubilo. Affascinante, esclamai tra me. Mai mi era stata insegnata così la religione. Forse incominciava a formarsi in me la convinzione profonda e operativa della mia situazione di viatore contingente è molto limitato. Questa commissione operativa, prima ci si forma dentro la donna, dentro la nostra testa, è meglio è. Viatore contingente è molto limitato, questo siamo. Se si fonda questa commissione profonda operativa, se tu ci avessi mezzo mondo che ti loda, proprio non ti fa proprio né caldo né freddo.
E se ci avessi mezzo mondo che ti dà addosso, un po' di freddo le fa, perché insomma, quando ci danno troppo addosso non è che ci scivola completamente. Ma non ci uccide. Ma nel contempo, forse come contrappeso, sembrava che si formava quest'altra convinzione. Quindi, la prima convinzione profonda e operativa, sono un viatore contingente e limitato. Ma poi c'era una seconda. Dio mi ama. Mi ama. Ma non mi ama amando la massa umana in blocco. Mi conosce in tutte le mie peculiarità personali, mi ama individualmente. E se ti conosce in tutte quante le tue peculiarità personali, ma secondo noi, se c'è una cosa che ci piace, nell'ambito del lecito ovviamente, perché il nostro Signore non ci soddisferà mai una cosa che è peccato, ma perché non ci vuole male e perché non vuole che stiamo male. Ma non te ne darà un pochino di chicche? A questo bisogna farsi attenti e non bisogna attribuire le cose al caso. Provate a farvi attenti, io vi confesso che delle volte io rimango proprio senza parole. Lo dico non perché, cioè, questo è dare gloria a Dio, non c'entro niente io, questa è una cosa che è possibile per chiunque. Cioè, il nostro Signore soddisfa anche quei desideri di cose piccole. Cioè, in confronto alle grandi cose divine, alle grandi virtù, che ne so, ai doni dello Spirito Santo. Un desiderio lecito di una cosa piccola, temporanea. Io posso affermare che Dio pare proprio che lo fa. Lo fa. Per che cosa? Per farti contento. Per farti sentire anche in questa piccola cosa amato. Quando noi siamo innamorati di una persona, questo, quando marito e moglie sono innamorati, cioè uno stanca la mente per inventarsi il modo con cui posso far felice chi mi sta vicino, facendoglielo percepire, perché non vedo l'ora di vedere la faccia che farà. La faccia felice, la faccia contenta, quando mi sono inventato un'altra cosa che non si aspetta, che l'ho sorpresa con l'amore. Così si campa. Così campano gli innamorati. E questa non è divina volontà. No, dico queste cose perché ogni tanto qualcuno mi ha scritto da qualche mail, dice: ah, te ne eravate, non c'entra niente con la divina volontà. Dico, eh? Se non ti bastasse l'autorità di chi l'ha tradotta, che è abbastanza pesante, guarda, questa è divina volontà allo stato puro, questa qui. Io non sono un semplice numero. Mi catalogo nella creazione. Sto rileggendo, ovviamente. Che meraviglia, non mi era mai passato nemmeno per la mente che la mia debole e precaria anzianità potesse ispirare amore, e niente di meno che l'amore divino. Posteriormente, quando Teneramata se ne andò a meditare il suo messaggio, mi sentii schiacciato dal peso dell'amore di Dio. Così assolutamente immeritato da parte mia. Sentì che la mia piccolezza si ingrandeva, che io valevo più dell'anziano del vecchio immondezzaio dove si gettano l'indifferenza e i disprezzi. Perché qualcuno con la Q maiuscola, il migliore, mi ama. Allora, vedete come questo si sta situando nella. Allora, da un lato, schiacciato dal peso dell'amore di Dio. Che significa? Significa che è completamente immeritato da parte mia. Pensate alle parole del Salmo 8: Signore, ma che cosa è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? E questo poi si personalizza: ma chi sono io? Ma tu dovresti.
tu non ci dovresti pensare a me, perché io sono così imperfetto, sono così miserabile. Ma queste non sono frasi fatte tanto per dirle, perché, cioè, queste frasi si applicano e si pronunciano nel rapporto a cuore con Dio. Cioè, Dio dice, ma come fai tu a pensare a me? Ma guarda chi c'hai qua davanti, ma che ci fai con... Tu, il Santissimo, il Perfettissimo, l'Assoluto, il Bellissimo, il Felicissimo. Io sono poretto solo. Ma fossi pure il più grande essere della terra, non sei sempre un poretto. Quante lauree vuoi avere? C'è 10? Non c'è sta il tempo di piace più di 10 lauree, penso. 15, 20. 20 lauree, dai. Quante lingue vuoi parlare? 20 lingue. 20 lauree e 20 lingue. Dai, sto parlando di uno insomma che va parecchio. E allora? Te pensi di essere qualcuno che c'è 20 lauree e 20 lingue? In confronto all'Altissimo. Amici, siamo seri, siamo, no? Fu come una trasfusione di speranza nella mia futura felicità celeste. Trasfusione di speranza nella mia futura felicità celeste. Quindi, vedete la speranza che viene alimentata? Cioè, che cosa sarà la felicità celeste? La perfezione di quest'amore. Ci si tuffa in quest'amore. Ecco perché il canto introduttorio non si sente nelle catechesi registrali, ma che accompagnerà tutti i cicli di catechesi. È quel bellissimo canto che si chiama Mi perdo nel tuo amore. La quintessenza della nostra vita. Questo si può vivere, figlioli miei cari. Nessuno pensi che sono cose astruse o pivoli pindarici. Tutto sta a volerlo, tutto dipende dalla nostra volontà. Anzitutto facendo proprio queste conoscenze, no? Per cominciare ad assimilarle e a fare in modo che si trasformino nella famosa convinzione profonda e operativa, profonda e pratico-operativa. Andiamo ancora avanti un altro pochino. Per il momento in quel... No, ben mi rendevo conto che quella speranza non era farina del mio sacco, che non si trattava di ottimismo terreno, fondato sulla probabilità di ottenere presto qualche bene mondano. Era senza alcun dubbio uno dei più bei regali celesti che mi aveva portato la mia bella gloria. Per il momento in quel paradiso in cui mi trovavo, considerai che l'amore divino, nonostante la sua grandiosa intensità, attenzione, non è geloso ed egoista come noi, giacché ha stabilito un ineffabile amore al modo celeste tra la mia bella compagna e me. E questo non ci deve stupire, non c'è soltanto una, dopo lo vedremo più avanti. Tu, se vai in paradiso, ascoltami bene, ma scoprirai una caterva di amori stabiliti da Dio. Persone che magari hai incontrato, come in questo caso, per due minuti, 5 minuti, nella tua vita terrena. E in paradiso non c'è la gelosia. Qualcuno mi pare che dopo qualche diretta si era un po' preoccupato, ha fatto un po' le domande, dice, ma io amo tanto mio marito, ma mo' com'è che poi se dopo dice che in paradiso si stanno da tanti amori, no, ma... Cioè, io lo capisco per carità. Se tu rimani dentro l'orizzonte umano, qui sulla Terra deve essere così, attenzione, eh. Ma oltre la Terra non è più così. Avremo modo di approfondire queste cose mano a mano che poi la Madre ci porta dentro alcuni dettagli, alcuni particolari, lo farà, siamo appena ancora alle prime battute, no? Allora sentii una profonda gratitudine, ormai non tanto verso Tenera Amata, quanto verso il creatore di Tenera Amata.
E saranno bellissimi tutti quanti gli amori umani che vivremo, perché ciascuno di noi, amici, è un unicum. Cioè, e lo capiremo in paradiso, no? Che ci sono tanti amori e non saremo gelosi. Perché quello che tu potrai vivere con un amore specifico che Dio ha stabilito tra te e qualche creatura, che adesso chiamiamola così, se ce ne stanno, che ne so, 100 adesso, ce ne saranno molti di più secondo me, però facciamo che sono 100. Non c'è niente di uguale, cioè una di queste 100 capirà benissimo che quello che ti può dare lei è quello che ti può dare lei, ma quello che ti può dare il secondo di questi 100 non è quello che ti può dare lei, perché lei non ce l'ha, perché lei è lei, non è un altro. E la stessa cosa vale nei rapporti tra noi e Dio. Tu sei tu. Quello che tu ricevi da Dio lo ricevi soltanto tu, nel modo peculiare con cui tu sei tu. E come tu ami Dio, lo ami come sei tu. E come tu ami il prossimo, e come lo amerai quando non ci saranno più vincoli e limiti nell'altra vita, è come sei tu. Ci saranno delle forme maggiori o minori, più belle e meno belle? Possibile. Però è sempre lo stesso amore. Allora, qui riprende Tenera Amata. Dalla gratitudine sorge l'amore. Mi sorprese la mia cara defunta nei miei pensieri. Rallegrati perché incominci a sentire il tuo amore verso il nostro Dio. Dalla gratitudine sorge l'amore. Bello. E quindi ecco perché la prima cosa è la conoscenza. Tu ti devi rendere conto di tutto quello che Dio ha fatto per te. La prima cosa della vita nella divina volontà è la conoscenza. Devi imparare a vedere che quanto sei circondato dai ti amo di Dio. E poi lo ricambierai in vita e dici, ma che dico, ma stiamo scherzando? Si è inventato, si è messa a fare tutte queste cose per me. Come fai a non essere grato? Allora Riccardo dice, ah, oramai sono confermato in grazia, grida nel mio interno. Sono un candidato sicuro alla gloria futura, ho già il passaporto per il cielo, ho sentito l'amore di Dio. Sapevo appena di alcuni grandi santi come Santa Teresa o San Giovanni della Croce che sentirono il loro amore verso Dio. Non illuderti, mi avvertì Tenera Amata. Sentire durante un istante di paratempo l'amore del nostro Dio non è avere il biglietto d'ingresso al cielo. Molti mortali percepiscono, almeno in certi momenti della loro vita, il sentimento dell'amore verso il Creatore. Non lo sperimentano per lungo tempo perché morirebbero di felicità. D'altronde non è necessario sentirlo in continuazione, già che l'amore all'Altissimo si esercita nell'amore con carità, nell'amare con carità il prossimo, e in questa vita ovviamente. Ribatte Riccardo, ma è molto gradevole il sentirlo, sebbene sia per un mille milionesimo di picosecondo. Si dice però che l'amore a Dio non si può sentire. Risposta. L'amore piccolo al nostro Dio non si sente. Soltanto si pratica mediante l'amore di carità verso i fratelli. Non per la loro bella faccia, né per compassione, né per timore e rappresaglie, ma per ubbidienza. Ma il grande ed intenso amore, sentite, certo che si sente. E come? E anche sin da questa vita mortale. Perché la vita nella divina volontà, dice, bisogna vivere nella divina volontà. Ma sapete che significa? Bisogna vivere immersi nell'amore di Dio, vissuto, percepito, accolto,
respirato ininterrottamente e ricambiato. Questo è. Questo è. Tutto qua. Tutto qua. Tanta roba. Dice Riccardo, ma perché non si parla dell'amore sensibile verso Dio? Leggiamo l'ultimo capoverso. Per lo stesso motivo che ti ho già detto, il peccato. Il pellegrino vive in un ambiente di malvagità e in questo modo ovviamente non si può intravedere e ancor meno assaporare l'amore di Dio. Né molti predicatori osano parlarne per non attirarsi le burle degli ascoltatori. Poi mi prendono in giro se mi metto a dire che si può sentire l'amore di Dio, che si può ricambiare l'amore di Dio. Predicatori. D'altro canto, pensa che se il Signore avesse permesso all'uomo di dominare la materia, l'energia, l'eternità creata, i tempi e i paratempi, i peccati certamente sarebbero aumentati in specie numero e malizia. Perché l'umanità in genere, nonostante la rivelazione e la redenzione, continua ad essere tremendamente egoista ed orgogliosa. Allora puoi capire come la Divina Provvidenza ha preferito limitare il raggio di azione dei suoi amati figli adottivi umani e li ha messi dentro le transenne di questo mondo che impediscono di scorazzare per terreni altamente pericolosi. Questa è la causa delle limitazioni individuali, sociali, politiche, scientifiche, tecnologiche e artistiche. Poi prendiamo la prossima volta. Commento soltanto quest'ultimo brano. Allora, nostro Signore in questa vita ci ha messo in condizione di non poter dominare materia, energia, eternità creata, tempi e paratempi, come fanno i beati. Tenere amato su queste cose ne ha il dominio. E perché noi non possiamo averlo? Perché c'è il peccato, non sapremmo farne un uso buono. Faccio un'anticipazione: perché non possiamo vivere qualcosa su questa terra degli amori interpersonali tra me e tutte quante le persone che il Signore ha creato con la scintilla d'amore reciproca? Perché c'è peccato. Non si può vivere l'amore bello tra le creature in questa vita, perché c'è la concupiscenza in cielo. C'è la concupiscenza. E che significa? Circo di catechesi sul peccato originale. Qui ve l'ho già detto tante volte, amici, è tutto quanto interconnesso. Se parte la concupiscenza, parte il peccato, perché la concupiscenza ti porta a peccare de sexto. Vedremo più avanti. Perché Dio ha stabilito il matrimonio monogamico in questo mondo? E quindi un amore intimo e profondissimo puoi averlo soltanto col tuo coniuge. E se non ce l'hai il coniuge, te ne devi semplicemente astenere, perché c'è il peccato. E c'è un sacramento che serve a, dice, vabbè, due coniugi quindi dovranno vivere questa dimensione. Sì, ma ci vuole un sacramento. E solo tra quelle due persone. E questa è volontà di Dio sicura e certa, eh. Ecco perché niente sesso prima e niente sesso dopo. Solo per questo. Va bene, amici, riprenderemo tutto quanto la prossima volta, perché non abbiamo finito il capitolo 9, perché era troppo bello per non soffermarsi, e il bello non è finito, perché la seconda parte del capitolo 9, come vedremo, sarà ampiamente degna della prima. Intanto a chi ha seguito la diretta una santa notte, e a tutti quelli che vedranno in differita, il mio consueto e più bello augurio, quello che ha insegnato la Madonna a Bruno Cornacchiola alle Tre Fontane, che è: Dio vi benedica e la Santa Vergine, sempre, dovunque e comunque.